ha ancora una lieve speranza, la sento di Latina, per poter acciuffare quel primo posto che le garantirebbe l'accesso alla categoria superiore, ma deve sperare in un passo falso da parte delle squadre che la precedono e soprattutto deve vincerle tutte da qui fino alla fine del campionato, a cominciare da questo turno infrasettimanale contro l'Atletico Gaeta. Sento di Latina contro l'Atletico Gaeta dunque, ma vediamo com'è andata. Ha più voglia di vincere, più cattiveria agonistica, più forza la Century, che inizia molto bene la gara con D'Angelo, che è la prima chance della partita. Coglie però il palo il giocatore numero 4 della formazione di casa. L'Atletico Gaeta si affaccia dopo due minuti alla possibilità di passare in vantaggio con Vartono, ma Charla si riesce a disimpegnare molto bene. Poi c'è Terenzi che serve Bulbuaca, che infila da pochi passi il comodo gol dell'1-0 su Balzano in uscita. Dunque 1-0 per la formazione di casa, che passa in vantaggio dopo 4 minuti. Poi c'è Vartolo che fugge sulla destra, prova la conclusione, Charla però è due volte superlativo, prima su di lui e poi su Strozza, che aveva tentato il tap-in di testa. Poi la Century che ha questa occasione con D'Angelo che calcia a botta sicura, ci sarebbe un fallo di mano in verità clamoroso, così come anche il replay sembra confermare, ma Giovannangeli Di Ciampino non ha concesso un rigore che sembrava davvero sacrosanto, ma il Latina non pagherà dazio, segna infatti il 2-0 con Gaeto, ben servito da Abenda, che ha giocato pochi minuti ma di grande sostanza, di grande qualità, lo vedremo protagonista anche nella ripresa del giocatore numero 2 della Century. La difesa del Gaeta che però è sembrata rivedibile, guardate, anche in questo caso ha dormito completamente su questa conclusione di D'Angelo, che ha riuscito a realizzare il gol del 3-0, difesa del Gaeta che poi commette ancora un'altra frittata, in questo caso però è Balzano che precipita rovinosamente su Terenzi. C'è il calcio di rigore dunque legittimo, che viene calciato però da Ciuffa, parato da Balzano. 3-0 ancora il risultato, occasione per Guastaferro che però non c'entra lo specchio della porta da pochi passi, finisce dunque la prima frazione 3-0 per la Century Latina. La ripresa è comunque ancora un monologo della formazione di casa, che inizia molto bene anche questo secondo tempo. Terenzi riceve palla da Angeletti e segna il gol del 4-0, lascia dunque il timbro il giocatore capocannoniere della formazione di casa. Poi c'è il tap-in vincente messo a segno da Macone, che trova una corta respinta di Charla e deposita il pallone in fondo al sacco per il 4-1, che accorcia le distanze. Poi c'è Vartolo che prova questo diagonale, ma Charla chiude molto bene lo specchio della porta, il risultato rimane 4-1. Poi questo duetto spettacolare tra Benda e Di Pastena, che restituisce il pallone al giocatore numero 2 di casa, che realizza un comodo 5-1, dunque partita che sembra in ghiaccio. Poi però difesa della Century che dorme un po' nel finale con Strozza che segna il gol del 5-2, siamo proprio al crepuscolo di questa gara. Strozza poi colpisce la base del palo, ma non c'è più tempo, la partita finisce qui, la Century vince dunque 5-2 questo confronto e avvicina ulteriormente la Virtus Fondi al primo posto, continua l'inseguimento da parte della squadra di Angeletti al primo posto in classifica.